Buongiorno, in questa lezione in particolar modo ci occuperemo dell'astronomia matematica dell'epoca alessandrina. Ho parlato di astronomia matematica non a caso, perché anche in questo caso voglio fare riferimento all'astronomia che nasce dalla domanda di Platone di salvare i fenomeni. Quindi, più che parlare della descrizione del mondo fisico, questi autori ci parlano dello strumento matematico per calcolare e prevedere gli spostamenti dei diversi pianeti del sistema solare. Cioè utilizzano delle dottrine matematiche per la previsione di questi spostamenti. E vedremo che talvolta queste previsioni erano fatte addirittura per motivi, diciamo, astrologici, cioè per poter calcolare, oggi diremmo, gli oroscopi, anche se questa dicitura magari è un po' impropria da utilizzare in riferimento alle dottrine di questi autori. Però effettivamente essi, almeno alcuni di essi, credevano che gli astri influissero sulle vicende umane. E quindi l'astronomia matematica era proprio un modo di fare astrologia, oggi diremmo. Poi oggi questa potrebbe sembrare un'eresia detta a un astronomo. Però nel periodo antico, appunto, le due cose in realtà si implementavano a vicenda, erano sovrapponibili tra loro. Proprio perché non si parlava di descrizione fisica del mondo, ma di strumenti appunto per prevedere lo spostamento dei fenomeni, per salvare i fenomeni. Questi autori sono tutti autori che hanno a che fare ancora una volta con Alessandria d'Egitto, anche se non sempre risiederanno ad Alessandria d'Egitto per tutta la loro esistenza, e quindi rientrano a pieno titolo nella scienza alessandrina. Il primo di questi autori è Apollonio di Perga. Qui abbiamo un'immagine di questo pensatore che potremmo dire abbattuta è l'alter ego matematico di Euclide, ma non perché fosse in conflitto di Euclide, anzi leggeva Euclide alcune cose che lui ha scritto, le aveva proprio riprese dalle opere di Euclide sulle superfici curve e sulle, diremmo noi, sezioni coniche, opere che però di Euclide sono andate perdute. Ma appunto perché abbiamo detto alter ego? Abbiamo detto alter ego perché egli appunto è famoso soprattutto per la sua opera sulle sezioni coniche, cioè quella parte di geometria che non troviamo negli elementi di Euclide. Di Apollonio sappiamo che è vissuto tra il 262 a.C. e il 190 a.C. e che appunto come Archimede si era formato ad Alessandria d'Egitto. E, oltre a occuparsi delle sezioni coniche, vedremo, si occupò profondamente anche dei moti planetari, quindi di astronomia, quindi in modo molto accurato. Iniziamo però, ancora una volta, dal suo contributo principale, cioè da quello sulle sezioni coniche, e vediamo la volta scorsa, la volta precedente, parlando di Euclide, diciamo abbiamo tagliato un po' corto sulle sezioni coniche, vediamo per bene che cosa sono le sezioni coniche, cioè appunto brutalmente chiamate, o meglio semplificando, ellissi, parabole e iperbole. Qui abbiamo un'immagine delle sezioni coniche di Menecmo, che non è appunto Apollonio, è un matematico, l'abbiamo detto, dell'Accademia, e troviamo proprio perché si chiamano sezioni coniche. Infatti sia la parabola, sia l'iperbole, sia l'ellisse si ricavano proprio dalle sezioni, dall'intersezione di un piano con dei coni. Il contributo fondamentale sullo studio di queste particolarissime figure compiuto da Apollonio fu quello di riuscire a fondare la teoria di tutte queste tre diverse sezioni coniche sulle sezioni di un unico
cono circolare, retto o obliquo che fosse. Quindi quelle rappresentazioni che abbiamo visto nella rappresentazione di Menecmo, abbiamo dovuto utilizzare tre coni. Beh, Apollonio mostrò che si potevano ricavare tutte da uno stesso cono. E qui appunto abbiamo l'ellisse, la parabola e l'iperbole. E qui troviamo, come dire, la sezione poi ritagliata da questo cono e anche il confronto con il cerchio. L'opera composta di 8 libri, di cui ci rimangono in originale soltanto i primi 4, in una versione araba altri tè, e l'ottavo, estremamente, come dire, gustosa questa informazione, è stato ricostruito dal grande astronomo Edmund Halley, quello della cometa di Halley e ovviamente l'amico di Newton e ispiratore dei principi matematica di Isaac Newton, quindi non solo famoso perché ha, per così dire, riconosciuto e stabilito in modo opportuno la periodicità della cometa che porta il suo nome, ma per essere stato appunto un grande amico di Newton, averlo ispirato e anche, diremmo noi, in un certo senso convinto a pubblicare le sue opere e, tra le altre cose, appunto la ricostruzione di questo importante libro, ottavo, di Apollonio. Come fece a ricostruirlo? Ancora una volta grazie a un matematico che ormai abbiamo citato tre o quattro volte, seppur non trattato, perché il suo contributo tra l'altro è anche abbastanza tecnico, che è appunto il matematico Pappo di Alessandria. Apollonio è considerato il vero padre adottivo dei moti eccentrici, e qui veniamo all'astronomia. Cos'è un moto eccentrico? Beh, voi vi ricorderete che il sistema di Eudosso prevedeva una serie di sfere concentriche e abbiamo visto che queste sfere, sicuramente per Eudosso, erano delle sfere esclusivamente matematiche, però appunto erano tutte concentro nella Terra. Ovviamente questo sistema era complicato e malgrado Eudosso fosse il più grande matematico dell'epoca ellenica, aveva una serie di imprecisioni nel, come dire, prevedere le traiettorie dei pianeti. E allora progressivamente si era andati introducendo un moto eccentrico. La qualcosa non strideva con gli assunti, perché Platone non aveva obbligatoriamente imposto che la Terra stesse al centro, bastava appunto che ci fosse il moto circolare e il moto uniforme. Quindi il moto eccentrico poteva essere assunto secondo quelli che erano i dettami platonici. E qui vediamo che cosa si intende per moto eccentrico. Il moto eccentrico si intende appunto un moto circolare sul quale si muove il pianeta, dove però, vedete, il pianeta non muove intorno perfettamente intorno alla Terra, cioè al centro della sua orbita circolare non c'è la Terra, ma c'è appunto un centro libero. La Terra è spostata eccentrica, quindi si trova in una particolare posizione decentrata rispetto al centro dell'orbita del pianeta. E questo, capite, risolve una serie di problemi. Per esempio risolve il problema del fatto che i moti non sembrano uniformi, ma in dei punti, soprattutto non sembrano circolari, ad esempio in dei punti si vede chiaramente che i pianeti sembrano essere più vicini alla Terra e in altri più lontani, e quindi questo, ecco, che semplifica il sistema di Eudosso. Ma Apollonio non si limitò a, per così dire, studiare il moto eccentrico, anzi adottò anche un moto da lui poi denominato eccentrico mobile. Eccentrico mobile, che cos'era l'eccentrico mobile? L'eccentrico mobile era qualche cosa che aveva a che fare sì col moto eccentrico, ma appunto trasformava quel centro fisso in qualche cosa di mobile. Vediamo in modo specifico che cosa comportava quest'ultima teoria, in sostanza,
consiste nel porre il centro dell'eccentrico non in un luogo qualunque, più o meno vicino alla Terra, ma sulla linea retta che va dalla Terra al Sole, che come si è già detto, appunto, come si è anticipato, fa sì che il centro dell'eccentrico disegni a sua volta un'orbita intorno alla Terra. E qui vediamo questo sorta di ciambella, scusate se la chiamo così, una sorta di ciambellone, e vedete che appunto il centro di questa orbita si tra qui, tra la Terra e il Sole, si muove e quindi produce quella che noi ci sembra quasi come il moto di una locomotiva, cioè delle ruote di una locomotiva. Questo ancora una volta serviva a spiegare alcune di quelle irregolarità che era difficile ricondurre al moto puramente circolare, perfetto, concentrico, al punto, con rotazione intorno al centro, che era prevista invece nel sistema di Eudosso. Nel suo sistema Venere e Mercurio si muovevano su un eccentrico, il loro centro era posizionato in modo che la loro orbita fosse sempre esterna alla Terra e intrecciasse l'orbita del Sole, che invece si muoveva in un cerchio concentrico assieme alla Luna. Differentemente, i pianeti esterni si muovevano sempre con moti eccentrici, avevano il loro centro posizionato in un punto della retta Sole-Terra, tale che la loro orbita fosse sempre esterna, sia alla Terra sia all'orbita del Sole. E questa teoria, rispetto a quella delle sfere omocentriche di Eudosso, dava molte più ragioni dei moti irregolari dei pianeti. Quindi questo fu il primo avanzamento dal punto di vista dell'astronomia matematica da parte di Apollonio. Una cosa che fa un po' sorridere, se così si vuole, prima di passare all'autore successivo, è che sembra strano che Apollonio, ovvero colui il quale, tra virgolette, aveva curato in modo, come dire, preciso, puntuale, le ellissi, le iperboli, in generale le sezioni coniche, e le ellissi quindi in particolare, nel fare dell'astronomia, tuttavia non gli sia venuto in mente di usare proprio le ellisse per descrivere i moti planetari. Ma ancora una volta ricordiamoci una cosa, a questi autori non mancava la possibilità tecnica di scegliere un modello piuttosto che un altro, ma essi si erano dati un compito, era il compito che gli aveva assegnato Platone: utilizzare soltanto il moto circolare e l'uniformità del moto quando possibile, appunto, e cioè il fatto che i moti fossero regolari. Tanto il mondo fisico era pressoché inaccessibile e, interessando a Platone le idee, anche fosse stato accessibile, la natura dei cieli sicuramente era meno interessante che studiare la dottrina delle idee, in particolar modo le idee in matematica. E quindi ecco che l'assurdo, se così si vuole, che il matematico che studiava le ellissi non si accorse, pur facendo l'astronomo, che appunto e i moti dei pianeti erano ellittici, e questo ovviamente rende, come dire, questi gialli scientifici anche abbastanza interessanti, perché ci fanno riflettere proprio sulle condizioni paradigmatiche, quindi non una scienza inferiore, abbiamo detto, ma una scienza che poggia su degli assunti diversi dai nostri e che cerca di rispondere ai suoi problemi con questi assunti concettuali a cui non è disposta a rinunciare e non sarà di fatto disposta a rinunciare. Bene, passiamo al secondo personaggio di cui ci occupiamo oggi, che è appunto il parco di Nicea. Qui abbiamo questa raffigurazione che presumibilmente è veramente molto indicativa, ma di questi personaggi abbiamo visto che dal punto di vista della vita non è che ci sia rimasta granché, anzi diremo noi che ci rimane veramente poco. Completò il sistema di Apollonio, nacque, vedete, intorno al 185 avanti Cristo, quindi era un po' più giovane di Apollonio, morì intorno al 125. Risiedette ad Alessandria, fa
però sappiamo che non operò al museo, ma trascorse in questa città un periodo sufficientemente ampio per acquisire dati e conoscenze, come un po' era stato per, abbiamo detto, Archimede. Inoltre il parco costruì un osservatorio a Rodi. Il parco appunto veniva dall'isola di Rodi, stette molti anni a Rodi, dove costruì un enorme osservatorio astronomico. Ora qui a noi Rodi, per onore del vero, questa è un'immagine, è rimasta più nota per una delle sette meraviglie del mondo, che è il colosso di Rodi. Però appunto sappiamo che in questo luogo appunto il parco costruì il suo grande osservatorio astronomico e fece in effetti tantissime osservazioni che verranno utilizzate successivamente nei secoli, in particolar modo verranno utilizzate dagli arabi, che nel formulare ancora le loro teorie si avvarranno proprio dei dati raccolti da questo personaggio. E del resto egli si diede a queste osservazioni in virtù del fatto che era stato anche in grado di inventare dei nuovi strumenti. Per esempio aveva inventato la diotta, cioè una specie, diremmo noi, puntatore per meglio vedere le posizioni relative dei pianeti. Qui abbiamo questo puntatore che bene ci esprime l'idea degli strumenti tra virgolette che avevano questi antichi. Abbiamo visto che sono strumenti molto semplici, perché si trattano di bastoni, di piccole puntatori graduati, di meridiane, non è che avessero grandi cose, però ne bastava a volte delle piccoli accorgimenti per migliorare di gran lunga le loro possibilità di osservare il cielo. Poi il resto era tutto ingegno. Oltre a questo, egli inventò anche quello che poi venne chiamato strumento universale, o cerchio di Ippacco, che ulteriormente serviva appunto a seguire il corso degli astri, serviva per così dire a monitorare ancora in questo caso il cielo e a raccogliere ulteriori dati. Egli aveva costruito il suo sistema privilegiando rispetto agli eccentrici mobili, che abbiamo visto erano anche un po' sgraziati, sembravano un po' questi ciambelloni, questi un po' quasi come abbiamo detto le ruote delle vecchie motrici a vapore, beh, aveva sostituito e privilegiato gli epicicli. Cos'è un epiciclo? Questo è estremamente interessante. L'epiciclo è un costrutto geometrico che appunto disegna con maggior semplicità e precisione i moti planetari e questo lo fa senza dover rinunciare all'armonia sempre del moto circolare. Bene, qui vediamo il confronto tra questi due tipi di moti. Questo appunto è un centrico mobile da una parte e quest'altro è un epiciclo. Ecco, guardate com'è fatto l'epiciclo. L'epiciclo funziona sostanzialmente così. Abbiamo il nostro pianeta, la Terra, abbiamo il pianeta che presumibilmente ruota intorno alla Terra. Questo pianeta però non ruota intorno alla Terra direttamente su un'orbita circolare, ma compie, come vedete, la sua orbita circolare in questo punto. Il centro di questa orbita circolare, qui, di questo appunto epiciclo, si muove contemporaneamente lungo quest'altra orbita, che è detto deferente, quindi questo è il deferente di questo epiciclo. E vedete che è al centro della Terra. E vedete, sostanzialmente fa questo moto qui, il pianeta. Cosa serve questo
questo moto, questa descrizione che fa questo moto? Beh, serve proprio a spiegare i moti di stagnazione e retrogradazione che facevano i pianeti. Il fatto che questi sembravano allontanarsi e avvicinarsi. Tra l'altro, se si va bene a vedere, la risultante dei punti messi, come dire, giù delle traiettorie di questi pianeti, beh, è molto simile effettivamente, mima, se così si vuol dire, il moto ellittico. E quindi vedete che è uno strumento matematico sensazionale l'epiciclo utilizzato da Ippaco. Di fatto egli rende conto del moto planetario. Vediamo se riusciamo a vedere effettivamente come si muovevano questi pianeti attraverso un video, un brevissimo video che abbiamo selezionato. Qui abbiamo appunto la Terra, abbiamo qui il pianeta che appunto, come vedete, muove intorno a questo epiciclo, il cui centro è su questo deferente. Vediamo qual è il moto che compie. Ecco, vedete, potete seguire, osservare e vi renderete facilmente conto che in questo modo, vedete che compie questi circoletti, si dà assolutamente ragione del moto retrogrado di stagnazione del pianeta. Seguite l'immagine che vedete torna indietro e va avanti e via così dicendo. Proviamo a riguardare ancora un attimo. Ecco, seguite l'immagine quassù, che è l'immagine che proietta il pianeta, vedete? Che va avanti, si ferma, torna un po' indietro e poi riparte. E via così dicendo. Questo mimava perfettamente il moto di retrogradazione e di stagnazione del pianeta. Ecco. E torniamo a il nostro obiettivo. In sostanza, egli supponeva che, per esempio, il Sole si muovesse intorno a un cerchio da est a ovest, il cui centro fosse posto su una circonferenza che ha per centro la Terra. Questo centro, a sua volta, si muoveva da ovest a est lungo la suddetta circonferenza. Per quanto riguardava il Sole e la Luna, egli utilizzava un moto eccentrico, così che quando il Sole percorreva la metà dell'eccentrico più vicino alla Terra, scorreva più velocemente, mentre quando era nell'altro lato più lentamente, dando così ragione delle stagnazioni. Questo modello era preferito da Ippaco perché ha il merito. Era preferito inoltre da Ippaco, il quale appunto fu grazie a questa invenzione, come dire, capace di spiegare il moto irregolare dei pianeti. Inoltre Ippaco fece un'altra grande scoperta, che è quella della precessione degli equinozi, cioè il lento spostarsi della sfera celeste verso Oriente. Questo fenomeno fu scoperto osservando alcune stelle registrate in Mesopotamia alcuni secoli prima. Con il passare del tempo la longitudine delle stelle sull'eclittica aumentava in modo progressivo. In sostanza a Ippaco apparì con evidenza che la sfera celeste si muove di un grado ogni 100 anni da ovest verso est e intorno ai poli dell'eclittica. Quindi guardate come era andato avanti appunto Ippaco con le sue scoperte. E veniamo a forse nella, diciamo, storia della scienza, ma anche della storia, quello che è sicuramente il personaggio più famoso, cioè l'astronomo Claudio Tolomeo. L'astronomo, ovviamente, non stiamo più parlando del re Tolomeo I che aveva commissionato la costruzione del museo e della biblioteca di Alessandria, ma appunto dell'astronomo. Anche questa è un'immagine sicuramente non, diremo noi, sicuramente non realistica, un'invenzione.
astronomo e diremmo noi sistematore di tutta l'astronomia antica. Cioè, all'opera di Claudio Tolomeo spesso dobbiamo proprio le conoscenze di tutti gli autori che l'hanno preceduto, cioè dobbiamo, per così dire, la nostra possibilità di ricostruire la storia dell'astronomia prima di lui. E in realtà è discretamente successivo rispetto agli autori che abbiamo visto, perché pare che si operò nella prima metà del secondo secolo d.C. Però, come gli altri, era accomunato ovviamente dall'influenza della filosofia platonica e naturalmente dalla dottrina pitagorica intorno ai numeri. E questo fa sì che egli fosse, per così dire, anche un grande astrologo, cioè appunto studiava l'influsso degli astri sulla vita. E in realtà la sua, filosofia dovrebbe essere ricercata innanzitutto nel quadripartito, nel Tetrabrivius, cioè nell'opera in cui lui parlava di questo, e la sua astronomia in realtà era un contorno a questo, era un'astronomia matematica appunto per prevedere i fenomeni, per poter studiare gli influssi che gli astri avevano, quindi un po' pensate un po' voi. Questo nome, Tolomeo, viene continuamente associato ad Aristotele, sistema aristotelico-tolemaico, aristotelico-tolemaico, no? Quando parliamo per distinguerlo dal sistema copernicano. In realtà questa associazione è un'associazione di comodo, ma non ha un fondamento, non ha alcun fondamento. E perché non ha alcun fondamento? Ma perché il sistema tolemaico con il sistema sfere cristalline, vi ricordo che erano sfere cristalline omocentriche come quelle di Eudosso, vedremo non ha assolutamente nulla a che fare. L'unica cosa in comune che Tolomeo ha con Aristotele è la prospettiva geocentrica, cioè con la Terra al centro del sistema. E forse è per questo che comunemente si dice sistema aristotelico tolemaico, anche perché appunto grazie a Tolomeo conosciamo l'astronomia antica e quindi lo rappresentiamo come l'astronomo con la A maiuscola dell'astronomia antica. Però in realtà erano due sistemi estremamente diversi, anche perché il sistema aristotelico era un sistema fisico, il sistema tolemaico, ancora una volta, è un modo per rispondere alla domanda di Platone di salvare il fenomeno. Quindi stiamo parlando, ancora una volta, di un sistema matematico, di un sistema che ha il compito di prevedere i moti planetari avvalendosi degli strumenti matematici che Platone ha detto di usare, cioè appunto il cerchio e possibilmente il moto uniforme, il moto circolare uniforme. Bene, la sua opera più famosa, in realtà ne ha scritte altre, appunto vi ho già citato il quadriparto, il Tetrabilius, è sicuramente l'Almagesto e per questo è stato poi conosciuto dai latini. In realtà va subito detto che Almagesto non era il nome dell'opera di Tolomeo. Almagesto è l'opera, è il nome che probabilmente i latini gli hanno dato quando hanno trovato quest'opera tradotta dagli arabi come Almagisti, cioè appunto il più grande, perché gli arabi sono stati conservatori, la cultura islamica è stata conservatrice, nel senso che ha curato la conservazione di quest'opera. In realtà il suo nome originario era Mathematica Syntaxis, quindi anche qui, come dire, la sintassi matematica. E questa cosa, vedete, che ci rimanda subito alla filosofia di Platone, alla domanda di Platone fatta agli allievi dell'Accademia e all'idea che qui si tratta di sistemi matematici e non fisici, sono descrizioni matematiche. Non significa che Tolomeo non credesse che il suo sistema fosse il mondo, ma significa che esso era comunque un sistema matematico. Questa opera non raccoglie idee nuove, in realtà, però, come dire, mette insieme, se si vuole, i contributi di Apollonio, di Parco e li costruisce in modo organico e dà una
diciamo, spiegazione ancora più accurata delle precedenti e permette, per così dire, di fare delle previsioni sempre più precise. La prima parte della sua opera è dedicata alla ricapitolazione degli assunti fondamentali dell'astronomia e in questo caso ecco che appunto troviamo proprio, come dicevamo, un contributo proprio in chiave storica. Il cielo è una sfera che ruota intorno a un asse fisso, così come è chiaro dal movimento delle stelle circumpolari e dal sorgere e tramontare degli astri sempre nei medesimi punti. La Terra è una sfera collocata al centro del mondo ed è come un punto rispetto alle dimensioni del cielo, così che le stelle ci appaiono sempre della stessa grandezza al variare dal punto di osservazione del globo. La Terra non ha alcun moto di traslazione e Tolomeo, per spiegare i moti planetari, riprende proprio la teoria di Ippalco e di Apollo. Quindi abbiamo un'immagine che ancora una volta ci mostra i moti eccentrici e gli epicicli. Gli epicicli che abbiamo appena spiegato, utilizzati in particolar modo da Ipparco, benché noti anche a precedenti astronomi. Egli utilizzava l'eccentrico, con il quale un moto apparente non uniforme di un pianeta è ridotto a un moto uniforme intorno a un centro diverso da quello della Terra. Per i moti più complessi, invece, ricorreva appunto a un epiciclo posto su un deferente. E qui abbiamo già fatto vedere che cos'è il deferente. Il deferente è l'orbita su cui si muove il centro dell'epiciclo. Al contempo, quando è all'interno dell'epiciclo, la velocità si sottrae a quella opposta del deferente. In certi casi può appunto sembrare proprio un moto retrogrado. In aggiunta a questi, e qui appunto abbiamo una piccola variazioni rispetto al classico eccentrico dell'epiciclo, Tolomeo aggiunse anche un punto equante. E l'equante tolemaico in realtà è un moto molto controbattuto. Anzi, se si può dire una cosa sull'equante tolemaico che adesso vi mostro, è proprio che fu di stimolo agli astronomi successivi, perché l'equante tolemaico non piaceva per nulla perché sembrava rompere proprio quella uniformità del moto, perché Platone aveva detto circolare ma anche uniforme. E siccome questa è un'uniformità, diremmo noi, astratta, non è uniformità reale, questa cosa non piaceva per niente. E quindi in realtà dopo Tolomeo, i rinascimentali anche in particolar modo, si misero proprio alla carica di questo equante per vedere di smontarlo. E il Copernico fu proprio uno di quelli che combatteva contro l'equante, e quasi per eliminare l'equante che andò a ipotizzare il suo sistema. Dico quasi perché in realtà le motivazioni erano anche altre, anzi erano soprattutto altre. E vediamo appunto l'equante. Che cos'è l'equante? L'equante cosa fa? Il punto equante è il punto, un ulteriore punto che è differente sia dalla Terra, da dove è il pianeta, sia dal centro dell'orbita del deferente. Il pianeta si muove di moto uniforme, ma rispetto all'equante, non rispetto al centro. E capite che questo iniziava a stridere con il concetto platonico di uniformità del moto, ecco perché non piaceva tanto. Però era efficace, cioè permetteva delle previsioni appurate del cielo, e quindi è chiaro che il sistema tolemaico e poi si affermò come il miglior sistema per prevedere il moto planetario, e fino a che appunto non se ne troverà uno migliore, rappresenterà, per così dire, lo strumento privilegiato. Le tavole astronomiche, cioè le tavole del cielo, si svilupparono proprio a partire dal sistema tolemaico. Quando il sistema tolemaico rientrerà in Europa, appunto il re Alfonso farà compilare proprio le tavole alfonsine, cioè le tavole astronomiche, sul sistema appunto matematico di Tolomeo. Le quante, dicevamo, ha come funzione quella di rendere uniforme il moto angolato. Cioè, un pianeta copre angoli uguali in tempi uguali, ma non rispetto al centro della circonferenza, ma rispetto a un punto posto sulla retta che congiunge il centro della Terra,
del cerchio alla Terra. E quindi vedete che era una sorta, come dire, di soluzione ad hoc, così a volte si chiamano in queste circostanze, per risolvere problemi. Il sistema tolemaico, ovviamente nel suo complesso, risulta chiaramente insostenibile, cioè mentre il sistema di Eudosso, quello a sfere omocentriche, fisicamente è ancora immaginabile, il sistema effettivamente di Tolomeo tra eccentrici, epicicli e quanti è veramente qualcosa di inimmaginabile, pensare che il mondo potesse essere fatto in tal modo. Ma non era un problema appunto di Tolomeo che si era dato una soluzione matematica del problema, e questo lui voleva fare, cioè voleva costruire questa sintassi matematica appunto che poi gli serviva a vedere l'influenza degli astri sulle persone, perché appunto dicevamo che era un astrologo principalmente. E tuttavia era appunto molto ineccepibile sul piano matematico e comportava dei risultati che per l'epoca potevano essere considerati ottimali, in particolare, in quasi tutti i particolari, a parte le variazioni dell'orbita lunare, i moti planetari, tanto che poteva essere considerato, alla luce dei semplici strumenti di dotazione dell'epoca, una specie di monumento duraturo per le grandi menti matematiche, delle quali fu gradualmente sviluppato. E qui abbiamo messo ancora un'immagine che ci fa capire chiaramente che stiamo parlando di un modello matematico, proprio per la complessità del modello stesso, dove vediamo proprio come era organizzato il cielo per Tolomeo. Ancora qui Earth, Terra, ovviamente Moon e Sole, Mercurio, Venere, il Sole, e qui poi progressivamente iniziamo a vedere gli epicicli di Mercurio, di Venere, di Marte, di Giove, di Saturno. Qui ora non sono sommate anche le eccentricità delle orbite, però già questo è sufficiente per farci capire di che cosa si trattasse. Bene, concludiamo questa esposizione, e ancora una volta ci teniamo a ribadire, per come dire, onestà proprio della concettuale, che spesso noi identifichiamo Tolomeo con il sistema di Aristotele, ma come speriamo di aver dimostrato nella lezione su Aristotele, che vi rimandiamo a, come dire, a consultare nel caso non sia più fresca nella memoria, e in questa, in realtà si tratta di due modelli veramente diversi che rispondono a esigenze diverse. Una è un'esigenza fisica, l'altro un'esigenza matematica. Una dal punto di vista appunto della dottrina aristotelica, l'altro dal punto di vista della dottrina platonica. E bisogna subito dire che in realtà il sistema tolemaico non fu in realtà il vero tappo diciamo, poi ai futuri sistemi che si svilupperanno a partire da Copernico. Anzi, in realtà è grazie a Tolomeo anche che si conoscevano altri sistemi, ed è grazie proprio all'idea di Tolomeo di salvare i fenomeni, così come Platone aveva chiesto, che lo stesso Copernico si metterà a fare i conti per vedere se c'erano dei modi più semplici di rappresentare i moti planetari. Bene, grazie, arrivederci alle prossime esposizioni.